Dai, sono ispirato. Adesso butto su, registro questo video, perché poi non è detto che lo carico, come sempre. Ho appena finito di vedere un video sul canale MP, dove c'è quello che chiamano professor Malanga, dire che della piramide di Cheope sapevano i segreti dell'universo, qualcosa del genere, non mi ricordo. Allora, erano pochi minuti, per cui ho detto: ma sì, guardiamo sta roba qua, dai, cioè, non c'ho ancora abbastanza sonno prima di andare a letto, vediamo che cavolo dice sto qua, no? Che parla di alieni, eccetera. Ma porco zio, ha fatto un mescolone incredibile. Parla di teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è una cosa essenzialmente geometrica. È semplice. E dice che preannuncia o qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo le parole, che comunque è intrinsecamente legato a quello che è stato fatto dopo, tipo la teoria di relatività di Einstein e il principio di indeterminazione di Eisenhower. Heisenberg o qualcosa del genere, non mi ricordo. Ma io ascolto queste cose, no, di cui conosco abbastanza superficialmente. Beh, il teorema di Pitagora lo so bene. Teoria di indeterminazione di Heisenberg, l'enunciato, me lo ricordo. La teoria di Einstein a tratti. Ma che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra il teorema di Pitagora? Il teorema di Pitagora è semplice, è un principio geometrico. È come il rapporto tra il raggio e la circonferenza di un cerchio. È geometrico. Cioè ci devi tirare fuori delle robe paranormali. Ma che cazzo stai a dire? Ma io non voglio screditare nessuno, a me a volte ascolto dei video di personaggi e poi dice la controinformazione, sono stati mistificati, ma porco Dio, ma sei te il primo che mistifichi, che rendi complicato il semplice. Che cazzo c'entra il principio di indeterminazione di Heisenberg col teorema di Pitagora? Che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Cazzo fai? Promuovi i tuoi corsi, le tue minchiate? Non lo so. L'ho anche seguito per un certo periodo di tempo, questo personaggio. Sembrava interessante, ma adesso, Madonna mia, cazzo dici? Ma che cazzo dici? C'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo, cioè parli di teorie della relatività, principi di intervenzione di Einstein, non dici neanche che cazzo è, cioè cazzo vuoi stupire con gli effetti speciali? Cioè quello che fanno tutti gli altri? Ah, croce sopra, quello lì c'è la croce sopra, Malanga c'è la croce sopra, vai a vai a fare un giro in bici. O in montagna con i nipotini, dai, che è meglio. Questo è un divulgatore. Uno che dice ste stronzate, è un divulgatore. Divulgatore di stronzate. Un divulgatore di stronzate. Vai, dai. Ho visto sta roba e volevo registrare subito la mia impressione di questa roba qua. Che cazzo c'entra? Cos'è il principio di indeterminazione di Heisenberg? Allora, visto che lo cito, meno, spiego quello che mi ricordo. Fondamentalmente, devo andarlo a recuperare nella memoria, perché che in realtà non è possibile misurare niente. È questo che dice il principio di indeterminazione di Heisenberg. Perché dal momento in cui noi andiamo a misurare qualcosa lo alteriamo.
Semplice, no? Non è semplice. Dal momento in cui noi inseriamo un qualcosa per misurare, un qualsiasi evento, lo influenziamo e quindi non siamo mai in grado di misurarlo in maniera obiettiva. Questo dice il principio di indeterminazione di Heisenberg. E poi ha fatto degli esperimenti dove dimostrava che, adesso non ricordo, ma porca troia, ma la smettiamo di sentire questi stronzi? La smettiamo di ascoltare questi stronzi che mistificano e fanno anche finta di essere parte dell'informazione obiettiva. Vogliamo finirla? Ciao.